quando Bruno ci ha proposto di partecipare al romanzo familiare, la prima reazione è stata quella no, ero un po' agitata perché comunque nemmeno in televisione ci sono mai stata. Io ho detto di sì perché in realtà non avevo capito cos'era. Poi quando ho capito di cosa si trattava ho detto di no. E poi devo dire che comunque mi sono divertita. Cioè mi hanno aiutato i bambini perché loro si sono proprio lanciati subito nell'avventura. E le telecamere, il furgone che viene con le antenne, vedere i vicini alla televisione così. Alla fine, se ti devo dire, pensavo molto peggio. Aspetta, no, ma noi no, non c'entriamo niente. Dice, no, c'entriamo tutti. Ho detto, mamma mia, cioè, l'ansia. Però poi quando l'abbiamo visto ho detto, ma sì, l'ansia è passata. E infatti è bello vedere anche tutte le altre famiglie e sentire la storia di tutte. Quello è stato molto bello. Mi è piaciuto molto vedere le immagini e le riprese di Berzano, mi è piaciuto vedere i miei compagni di viaggio raccontarsi. Per me il romanzo familiare è stata una bella esperienza e poi quando mi seguivate, sinceramente, io non me ne accorgevo. La cosa che mi colpisce è che quando esco vado magari a prendere i ragazzi così tutti, ah ti ho visto voi, la vostra, che belli che siete, lì a Berzano, tanti bambini, volete tutti bene, ma che bello. Qualcuno è anche venuto a dire, ma io ho visto in televisione, ma è vero che qui c'è nata una bambina, cioè questa cosa di entrare in un dominio pubblico al quale io non sono abituato. Ah, uno dei momenti delle riprese che io poi ho rivisto è stata quella dei bambini che concordi quasi tutti sul fatto che piacevano i dolci, le pizze sembravano quasi pagate, non le abbiamo pagate, cioè erano spontanee. Oh, l'aspetto c'è, speriamo giù. Mi piace molto la pizza che fa Salve Isabella. I dolci no. E la pizza sì. La pizza che fa Salve Isabella mi piace. Il romanzo familiare è stato per noi un'occasione di vederci dall'esterno, cioè vedere appunto comunque il mio ritratto di famiglia è un ritratto che mi è piaciuto, mi ci sono ritrovata. Adesso mi viene in mente la scena della mela, che tutti mi hanno chiesto, ma era finta, era vera, cosa eravamo qua? E io dicevo no, cioè è una cosa che succede, insomma, che normale. Allora, è l'ultima mela questa, dovete mettervi d'accordo voi due. Facciamo io, no, io voglio mangiarla tutta intera. Ma no, mamma, facciamo sì, metà. Ma no, io voglio mangiarla tutta Ma però così non va bene. Ma facciamo metà. No, ma io non so. Io voglio mangiarla tutta intera. Ma lei, io non dico, non la mangio, non va bene. Sì, tu mangi un'altra mela. Non ce n'è più, è l'ultima. Cosa faccio? Mangio un po' io. Facciamo metà. No. Taglio. No, è meglio. No. È stata un'esperienza imbarazzante, però anche bella. Oh, secondo me il risultato è stato positivo, insomma, ci è anche piaciuto, ecco, raccontarci e vedere gli altri. Ecco. Per i figli secondo me è stato bello proprio cercare di vedere come funziona la televisione, per esempio quando Bruno ha fatto il collegamento in Skype dal nostro salotto, cioè proprio loro andavano a vederlo in TV, poi andavano a vederlo in sala, poi venivano fuori a guardare il camion con le antenne, i cavi, così era, cioè forse bello perché hanno, non dico imparato, però quantomeno svelato un po' come funzionano questi anche talk show così che si possono vedere in tele, il retroscena. No, che la televisione non è un mostro dove, ma è anche una cosa normale che uno vive e qualcuno mette in onda. Sì, ma anche detto che noi nella nostra famiglia la televisione l'abbiamo appena comprata. Cioè noi l'abbiamo comprata a Natale di quest'anno la televisione. E quindi comprarla e poi esserci subito dentro non ce l'aspettavamo, ecco.